Buonasera, saluto tutti coloro che sono sintonizzati su Liberi TV. Nell'appuntamento di questa sera di Striscia Filosofica incontriamo l'avvocato Francesco Billotta. Francesco Billotta è ricercatore di diritto privato all'Università di Udine, esercita la professione di avvocato a Trieste, è stato allievo di Stefano Rodotà, è autore di numerosi saggi in materia di diritti delle persone, diritti dei consumatori, responsabilità civile, questioni legate al mondo LGBT. È socio fondatore dell'Associazione Avvocatura per i diritti LGBT Rete Lanford. Buonasera Francesco, ben trovato. Mi senti? Sì, perfettamente. Buonasera a tutti. Ciao Francesco. Allora, questa nostra conversazione, questo nostro dialogo, volevo iniziarlo a partire, se sei d'accordo, da un film. Un film intitolato Milk, uscito nel 2008 e diretto da Gus Van Sant. Milk è stato il primo gay ad essere eletto ad una carica politica negli Stati Uniti. Fu assassinato nel 1978. Dal 1978 ad oggi è passato molto tempo, le realtà per molti aspetti sono incomparabili. Tuttavia, quello che mi ha colpito guardando questo film è che molte delle argomentazioni contro le persone dello stesso sesso che si trovavano e che si ascoltano guardando il film, le ritroviamo ancora oggi. Volevo sapere che cosa ne pensavi, se ti è piaciuto il film e se sei d'accordo con questa mia osservazione. Ma il film all'epoca mi commosse molto. Devo dire che dal 2008 a oggi anche in Italia alcune cose sono cambiate. Per esempio, almeno a leggere e a scorrere le liste dei candidati al prossimo Parlamento, abbiamo un numero di persone dichiaratamente omosessuali, un numero considerevole, pare che siano almeno 8. Però la cosa che mi colpì allora, quando vidi il film Milk, mi pare non sia cambiata in Italia, cioè la figura che mi colpì tantissimo era quella di Anita Bryant, questa attivista che si batteva contro i diritti delle persone omosessuali, con delle argomentazioni che, mentre vedevo il film e ascoltavo, mi ricordavano qualcosa, no? E mi ricordavano i dibattiti di quel momento in Italia, che vedevano come protagonista una che allora era una parlamentare del PD, e cioè la Binetti. Pensare che una persona che alla fine degli anni 70 utilizzava esattamente gli stessi argomenti che in Italia nel 2008 usava la Binetti mi colpiva. Purtroppo le cose non sono cambiate sotto questo profilo. Dovrebbe allora colpirti ancora di più il fatto che la persona che tu stai menzionando apparteneva all'area dei progressisti, mentre almeno nel film molte delle argomentazioni e di questo dibattito apparteneva, forse come più normale, all'area più conservatrice della politica. Guarda, se questa tua precisazione la posso accettare soltanto se ne fai una divisione nominalistica, perché, come ben sai meglio di me, all'interno del PD ci sono tante anime, diciamo così, alcune delle quali credo non siano affatto progressiste. Ma comunque, al di là ora della Binetti o no, la cosa che mi preoccupa è che ci sono degli attuali candidati, come per esempio una notissima, cioè la Vezzali, che ci tiene a farci sapere non solo che crede molto in Dio, cosa che rientra nella sua libertà e nella sua sfera personale, insomma, se lei è serena così mi fa molto piacere, ma che poi continua, io ce l'ho qui questa dichiarazione perché ci sto riflettendo in questi giorni, dice: i nostri figli hanno bisogno di un punto di riferimento sano, sotto il profilo etico e morale, e questo è la famiglia composta da un uomo e da una donna. E questa è una persona che appunto è candidata al prossimo Parlamento, e quindi non solo la Paola Binetti del passato, ma avremo probabilmente chi ancora nel Parlamento italiano del 2013 dirà queste cose convintamente, sostenendo delle battaglie contro il principio d'uguaglianza. Visto che ci sei andato tu su questi temi, quindi entriamo subito nel vivo, ascoltandoti mi hai fatto venire in mente anche un articolo che di recente è uscito sul Corriere della Sera, se non ricordo male, il 30 di
novembre, firmato Galilea Loggia. Non so se hai avuto modo di leggere questo articolo che toccava questi temi. Visto che siamo dal 1978 già arrivati ad oggi, non è l'unico articolo che proprio in questi giorni anche tocca e torna su questi temi. Volevo chiederti che cosa ne pensavi. C'è stato un grosso dibattito a partire da quest'ultimo articolo di Galli della Loggia. Sì, beh, quell'articolo a me ha stupito, al di là del merito della questione matrimonio omosessuale, adozione, omogenitorialità. Cioè, quell'articolo mi ha colpito tantissimo perché è un articolo anti-illuminista e nel 2013 sentire una persona che rifiuta, rigetta in maniera proprio esplicita un approccio illuministico alla quotidianità, alla realtà, mi ha lasciato assolutamente basito. Leggere quell'articolo guardando soltanto alla questione rapporto tra ebraismo e cattolicesimo, oppure matrimonio gay sì, matrimonio gay no, è riduttivo, perché la preoccupante presa di posizione di Galli della Loggia è rispetto a una questione che invece riguarda veramente il nostro modo di concepire il mondo e la nostra relazione con il mondo, che è la ragione e l'uso che ne dobbiamo fare. Questa è la cosa, a mio avviso, proprio preoccupante di quell'articolo. Ma in estrema sintesi, qual è l'argomento che ti sentiresti di portare, se dovessi sintetizzare in pochi minuti, la ragione che ti porta a essere a favore dei matrimoni e dello stesso sesso? Allora, innanzitutto preciso proprio che io sono a favore del matrimonio, cioè non a favore di qualcosa che gli somigli o che si chiami in modo alternativo. Ma non è che ci tengo al matrimonio in sé. Per quanto mi riguarda, si potrebbe decidere domani mattina che la nostra società è tale per cui non c'è bisogno di un istituto altro diverso dal matrimonio, no? Ma il punto non cambia perché sarei comunque interessato a vedere applicato questo nuovo istituto indistintamente a tutti. Quindi non è che io sono a favore del matrimonio tra persone dello stesso sesso, io sono a favore del rispetto del principio di uguaglianza, che è un'altra cosa, che significa dare la stessa dignità alle persone, la stessa dignità delle loro scelte di vita, la loro dignità uguale tra persone eterosessuali e persone omosessuali nel loro manifestarsi nella società come coppia. Cioè, questa è la cosa fondamentale, che poi non riguarda appunto solo le questioni omosessuali, riguarda tutte le questioni dei gruppi sociali che vengono in qualche modo discriminati. Secondo te, questa tua posizione c'è qualche contrasto rispetto alla nostra Costituzione? Andrebbe modificata? O in qualche modo la nostra Costituzione già prevede, o comunque è in armonia rispetto a queste tue osservazioni? Sicuramente il testo della Costituzione italiana è in armonia con queste mie riflessioni, ma per un fatto che non è soltanto storico, cioè quando la nostra Costituzione è stata scritta uscivamo da un periodo di autoritarismo, per cui ci sono all'interno della Costituzione un insieme di meccanismi che servono a tutelare la libertà di scelta dei singoli. Dall'altro c'è tutta una serie di pesi e contrappesi perché, poiché non si sapeva dalle elezioni come si sarebbero strutturate le forze politiche all'interno del Parlamento, la nostra Costituzione è di una prudenza estrema rispetto al prevalere della logica della maggioranza su quello della minoranza. Ma al di là di queste ragioni storiche, cioè la nostra Costituzione noi dobbiamo impararla, cominciare a imparare a leggerla in un contesto di norme sovranazionali, per esempio la Carta dei diritti dei cittadini europei. Purtroppo, devo dire, noi ci ricordiamo dell'Europa soltanto quando ci conviene, diciamo quando è strumentale rispetto a scelte indise o contrastate a livello nazionale, no? Ma l'Europa è stata ed è e sarà una grande risorsa, non soltanto dal punto di vista economico per l'Italia. E questo ce lo dimostra appunto la Carta di Nizza, quella carta che al primo articolo tutela innanzitutto la dignità delle persone e poi ci ricorda in una serie di articoli che è vietata ogni forma di discriminazione
che sia fondata, tra l'altro, sull'orientamento sessuale. L'articolo 9 di quella carta ci ricorda che è il diritto di sposarsi e di formare una famiglia di tutti, a prescindere dal fatto che questi tutti siano uomini, donne, che si sposano tra di loro, oppure con altri uomini o con altre donne. Per cui pensare ancora alla nostra Costituzione isolata da questo contesto normativo non solo è antistorico, ma è contro la realtà. Come sai, io non sono parzialmente d'accordo con te, ma sono totalmente d'accordo con te, e diciamo, questo nostro dialogo non inizia oggi, ma inizia ormai già da qualche anno, e noi ci siamo conosciuti a partire da un progetto editoriale, una collana che tu dirigi dedicato proprio alla questione LGBT. Ma forse è bene non dare troppo per scontato il fatto che tutti sappiano che cos'è per cosa sta LGBT, che cos'è la rete Lanford. Vuoi spendere qualche parola per spiegare in cosa consiste questo nostro, ma in particolare questo tuo progetto di direzione di collana, perché abbiamo deciso di avviarlo, e che cos'è magari anche la rete Lanford, che forse non tutti sanno di che cosa si tratta? Certo, e le due cose effettivamente sono da ricordare insieme, perché tutto è nato dalla ricerca nel 2008 di una casa editrice che, in maniera coraggiosa per l'epoca, desse spazio agli atti del primo convegno che aveva organizzato Avvocatura per i diritti LGBT Rete Lanford. Questo è il nome completo dell'associazione, cioè un'associazione di avvocate e avvocati e praticanti che si occupano di studiare, approfondire e sensibilizzare il contesto giudiziario italiano sui diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, e ora abbiamo aggiunto anche un'ulteriore categoria, e cioè quella delle persone intersessuali. Il primo convegno ci fu a Firenze alla fine del gennaio del 2008, e devo dire che fu un grandissimo successo, merito di una collega di Firenze, cioè Saveria Ricci, che è stata anche la prima presidente della nostra associazione. Il successo fu tale e del tutto inaspettato che vennero 250 avvocati al primo evento formativo in Italia sponsorizzato da un ordine professionale, cioè quello dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, ad ascoltare un convegno di due giorni dal tema le unioni tra persone dello stesso sesso. Volevamo, un po' rincuorati da questo successo di partecipazione, decidemmo di pubblicare gli atti del convegno. In quel momento il panorama editoriale italiano dal punto di vista saggistico e in particolar modo giuridico era praticamente scoperto, sfornito di qualsiasi prodotto di questo tipo. E così, guardandoci in giro, a un certo punto ne parlammo io e te, e la cosa bella, che un po' sempre ritrovo quando mi confronto con te, che partendo da un progetto molto particolare, molto delimitato, si aprì poi il campo e l'immaginazione ad un'intera collana che raccogliesse saggi non solo giuridici, che riguardassero specificamente l'identità di genere e l'orientamento sessuale. E all'estero esistono tantissime collane di questo tipo, e in Italia non ce n'era ancora neanche una. Devo dire, ci sono stati altri editori in Italia sensibili a questi temi, ma che hanno sempre come dire, dato alle stampe singoli lavori, pregevoli assolutamente, ma singoli lavori, ma mai nessuno aveva pensato a raccogliere all'interno di una collana che avesse una durata nel tempo saggi con taglio interdisciplinare sull'identità di genere e l'orientamento sessuale. Così è stato, dal 2008 è una bella avventura. Nel frattempo si sono uniti colleghi di varie università che fanno parte del comitato scientifico, e quindi c'è un fervore, un dibattito tra di noi che si alimenta ogni volta che esce un nuovo libro. L'ultimo è di Giuseppe Burgio, che per la seconda volta viene ospitato nella collana, e riguarda il bullismo, quindi un tema assolutamente
d'attualità, come si suol dire, ma che lui affronta col suo solito rigore sul piano sia metodologico che dell'approfondimento. Ecco, questo è l'ultimo nato, diciamo così, della collana, e insomma ci sono altre cose in cantiere, speriamo che presto venga arricchita nuovamente da qualche altro contributo. Siamo arrivati perfino ad occuparci di Olimpiadi. Già di Olimpiadi dal punto di vista del genere, questa è stata una cosa del tutto inaspettata, devo dire, è un regalo che anche dirigendo la collana uno riceve di volta in volta, cioè giovani, perché si tratta di una giovane studiosa, giovani che offrono, diciamo così, alla valutazione di chi in qualche modo ha la responsabilità della collana i loro lavori. E ogni volta appunto c'è una scoperta, c'è è un modo di imparare, ecco, a scoprire ciò che si agita intorno a noi dal punto di vista del pensiero. Beh, in verità poi non è stata l'unica collaborazione tra noi, perché poi qualche anno dopo ci siamo anche occupati assieme di un tema, quello della laicità, abbiamo scritto anche un saggio, e volevo approfittare di questa occasione che tu possa in qualche modo illustrare quali sono secondo te le ragioni dell'attualità di questo concetto, cioè il fatto di essere laici come metodo per il contenuto. Poi ci sono state moltissime prese di posizione su questo concetto, ma in particolare da giurista, perché lo ritieni così prezioso? Sicuramente, diciamo, se devo guardare alla letteratura su questo tema, si possono enucleare due grandi posizioni, no? Chi guarda la laicità come un metodo e chi invece ne fa anche una questione di contenuto, ritiene che bisognerebbe sempre comunque prescindere da scelte di carattere religioso nel prendere determinate decisioni o nell'affrontare determinati temi. Per quanto mi riguarda, dal punto di vista proprio giuridico, a me interessa più l'aspetto del metodo. Per me laicità è innanzitutto un atteggiamento critico, un atteggiamento antidogmatico. È un modo di affrontare le cose senza partire dalla convinzione che esista una verità, che quella verità sia indiscutibile o che esistano quelli che vengono chiamati valori non negoziabili. Dal punto di vista della creazione del diritto, ma anche del rispetto della soggettività altrui, questo è un approccio che, almeno dal mio punto di vista, è assolutamente inaccettabile. Ovviamente ognuno è libero di decidere per sé, ma questo non significa obbligare qualcun altro a comportarsi come si ritiene giusto comportarsi in prima persona, ecco. Quindi per me laicità è innanzitutto questo, un atteggiamento che mette al centro la ragione, critico in questo senso, il senso etimologico, che mette in discussione con la ragione le cose, e quindi antidogmatico, contro delle verità assolute e indiscutibili. Mi è venuto in mente adesso, a proposito di nostre collaborazioni, uno tra i nostri primissimi incontri e dibattiti pubblici fu organizzato a partire dal caso Welby, però per presentare, in realtà, per presentare un altro caso, quello di Beppino Englaro, allora caso assolutamente sconosciuto, e in quell'occasione toccammo il tema dell'eutanasia, forse in maniera non appropriata, perché Beppino si tenne già allora a sottolineare che il caso di sua figlia non era un caso di eutanasia ma di accanimento terapeutico, non per negare il fatto che lui personalmente fosse contrario all'eutanasia, ma per specificare che il caso, diciamo, di sua figlia non rientrava pienamente, non era identificabile o riconoscibile come caso di eutanasia. A proposito di laicità, volevo sapere se tu sei favorevole anche all'eutanasia e se questo c'entra con la questione della laicità, perché secondo me le due cose sono strettamente collegate. Sì, e beh, innanzitutto tu, continuando a evocare tutte queste nostre collaborazioni, mi dai ancora più il senso del tempo che passa.
che insomma è una cosa bella sotto certi profili, però insomma comincio a essere grave di anni e quindi insomma non so se, se è tutto sommato bene ricordarle. Dai, c'è chi si candida ancora a Presidente del Consiglio del ben più vecchio di te. Hai ragione. In Italia questo mio ragionamento non vale. Beh, al di là di queste battute, io a Beppino Englaro leggo un ricordo bellissimo, che è quello della scelta che a un certo punto ho fatto nella mia vita seguendo un po' il suo esempio. Beppino Englaro è la dimostrazione di quanto sentirsi cittadini implichi una responsabilità nel proprio agire. Beppino Englaro si è fatto carico di una battaglia che ha condotto in prima persona nelle aule di giustizia, in un paese in cui certe questioni dai giudici non erano mai state affrontate, non erano state mai affrontate in quei termini. È stato un cammino lungo, sicuramente anche faticoso dal punto di vista umano, nonostante il fatto che lui non abbia mai fatto trasparire questa fatica, perché andare nelle aule di giustizia e nello stesso momento seguire le vicende anche dolorose della propria famiglia non deve essere stato semplice. Eppure quest'uomo da solo, forte soltanto della convinzione di agire secondo il suo buon diritto, è andato a sfidare, diciamo così, un sistema. È entrato nelle aule di giustizia e ha chiesto ai magistrati: ditemi voi se io ho ragione o ho torto. Ecco, questo suo esempio per me è stato fondamentale ed è stato quello che poi mi ha convinto che la strada in Italia per combattere anche per il riconoscimento dei diritti delle persone omosessuali dovesse passare attraverso le aule di giustizia. Ed è una scelta che, ripeto, non ho fatto perché nella vita, tra l'altro, faccio l'avvocato perché cerco di studiare il diritto. No, l'ho fatto per una convinzione profonda dettatami in qualche modo dall'esempio di Beppino Englaro, che essere cittadini significa utilizzare gli strumenti che l'ordinamento ci mette a disposizione per far valere i nostri diritti, senza stare a aspettare che il diritto ci cali dall'alto per concessione di qualcuno. Questo poteva succedere nel Medioevo, non è ammissibile che succeda in uno Stato moderno e uno Stato di diritto. Per venire più al merito della tua domanda, io sono favorevole assolutamente all'eutanasia, a delle condizioni, poiché esistono nel mondo altri paesi che prevedono questo istituto, io credo che guardare all'esperienza di altri paesi possa servire anche a noi. Tra il 1998 e il 2003 ho collaborato con Paolo Cendon alla stesura di un libro che si intitola I diritti civili dei malati terminali, che è uscito poi nel 2003, mi pare, per la Giuffre. In quegli anni ho letto tantissimo, non soltanto di questioni giuridiche, ma proprio di testimonianze, di familiari, di persone che avevano molto sofferto nella fase ultima della vita. E io posso dire che in tutte le esperienze straniere c'è una sorta di procedimentalizzazione dell'eutanasia. Cioè, non basta la richiesta di una persona perché si proceda in quel senso. Questa richiesta deve essere, si deve inserire in un contesto che è quello della terminalità, cioè di una diagnosi di una malattia che va verso la morte in un arco di tempo ristretto di circa 6 mesi, che quella persona venga ascoltata da persone competenti, da psicologi, che venga sollecitata a riflettere sulla propria richiesta e a esprimerla nuovamente dopo un certo arco di tempo. Ma se noi siamo sicuri che non esistono alterazioni di carattere psichico, che una persona è assolutamente decisa in questa scelta, e se, ripeto, c'è una diagnosi di terminalità, io non vedo razionalmente, non vedo per quale motivo non si debba ascoltare quella richiesta. Volevo ricollegarmi a quanto hai detto all'inizio, così dammi un senso di circolarità alla nostra conversazione. Vedo che ancora oggi sui giornali ci sono spesso ricorre l'obiezione alle adozioni
sui, dei, da parte dei soggetti gay, o, ma secondo me, e qui è il punto centrale, la questione spesso è mal posta, perché è già questa una discriminazione, perché il vero problema, o il vero quesito sarebbe se essere favorevoli o contrari alle adozioni da parte di single, perché l'orientamento sessuale del single diventa poi discriminatorio rispetto alla questione. Volevo sapere se sei d'accordo, su questo. Allora, proprio perché l'atteggiamento in queste discussioni dovrebbe essere quello della laicità, cioè di un richiamo forte alla ragione, anche in questi giorni abbiamo letto sui giornali persone del calibro di Casini dire: secondo me, le persone omosessuali non sono dei buoni genitori, non dovrebbero adottare. Cioè, il secondo me. Cioè, no, non è un argomento, ok? Allora, perché di questo passo ognuno ha i suoi secondo me e non ne veniamo fuori, no? Allora, ci sono dei riferimenti di carattere più obiettivo che noi possiamo utilizzare per dire che le persone omosessuali possono essere dei buoni genitori? Sì, esistono delle ricerche a livello internazionale, ce ne sono tantissime, che ci dicono che le persone che sono cresciute all'interno di una coppia omogenitoriale o comunque cresciute avendo come figura di riferimento quella di una persona omosessuale non hanno nessun tipo di problema una volta diventate adulte o comunque hanno gli stessi problemi che hanno dei bambini che sono cresciuti in una coppia formata da persone eterosessuali o comunque allevati da eterosessuali. Quindi la questione, è già verificata a livello scientifico, quindi quel secondo me non ha ragione d'essere, primo. Secondo, è evidente che qua noi, ci troviamo di fronte a un pregiudizio del tutto irrazionale. Ora, io mi chiedo, e questo non riguarda soltanto l'omogenitorialità, riguarda proprio, il nostro vivere collettivo. È possibile che noi continuiamo a discutere di questioni che implicano le scelte esistenziali, vite di migliaia di persone, possiamo noi affrontare queste questioni con i secondo me? Allora, è proprio una questione culturale più generale a questo punto. Chiarissimo, dato che a nostra disposizione ci rimane circa un minuto, ti chiedo, dato che hai tirato in ballo un politico, cioè quello nell'esempio tuo Casini, che rappresenta un'area che fa riferimento al mondo cattolico, indipendentemente da Casini, che adesso non ci interessa, ma volevo chiederti, in un minuto di tempo, secondo te c'è un'ingerenza in questo paese da parte della Chiesa o una questione politica da porre? E qui forse torna di nuovo il concetto di laicità che dovrebbe essere forse trasversale anche agli schieramenti politici. Un minuto di tempo, se riesci a sintetizzare la tua posizione su questa questione. La Chiesa Cattolica è un'organizzazione mondiale che è strutturata attraverso lobby, è presente in tutti i paesi in maniera più o meno forte. Nel nostro paese è esattamente radicata come è radicata in Spagna, come è radicata in Francia, come è radicata negli Stati Uniti. Mi ricordo di una cena elettorale di Obama e del suo contendente e tra di loro c'era un cardinale, non mi ricordo se di Boston o di New York. Il punto è un altro. Quindi la Chiesa è organizzata ovunque nello stesso modo, ma in Italia viene ascoltata dai quelli che prendono delle decisioni, cioè i nostri politici. Quindi la questione non è quanto è bravo il Vaticano a far lobby, e è bravissimo, io ammiro tantissimo le lobby cattoliche, perché se noi riuscissimo, laici intendo dire, a fare lobby nello stesso modo, probabilmente questo paese sarebbe molto diverso da com'è. Il punto è che i nostri politici, proprio perché è una questione di potere, è una questione di quanti voti riescono a raggranellare attraverso questa organizzazione che è capillare su tutto il territorio nazionale. E questo è il problema. Loro hanno paura di mettersi contro qualcuno che gli assicura il potere. Allora, se in Italia purtroppo i nostri politici guardano soltanto al potere e non a fare il bene del paese, le cose non cambieranno mai. Ma ripeto, non perché il Vaticano è a Roma. Il problema è chi sta all'interno delle aule di Montecitorio e di Palazzo Madama.
Benissimo, sono perfettamente d'accordo con te. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio i nostri spettatori, ringrazio l'amico Francesco Billotta per essere stato qui con noi e auguro una buona serata a tutti. Ciao Francesco, arrivederci, buona serata. A presto, ciao.